Il nostro viaggio prosegue attraverso il mondo dei servizi ai cittadini. Vediamo come sono cambiati negli ultimi 5 anni e come è avanzato il percorso di digitalizzazione. Ora molte pratiche possono essere svolte direttamente dal sito web del comune. In modo semplice è possibile dal sito o utilizzando le app dedicate prenotare un libro in biblioteca, iscrivere i bimbi a scuola, fare segnalazioni all'URP e trovare parcheggio. Semplificare la vita dei cittadini vuol dire anche dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Gli interventi sociali hanno riguardato anziani con il sostegno a domicilio per pasto ed assistenza, i minori con la presa in carico nelle strutture diurne o il sostegno a scuola e l'assistenza a disabili. Anche i bambini hanno goduto di nuovi servizi. Sono stati potenziati spazi gioco dove i genitori e i nonni li possono portare per socializzare con altre famiglie. Il servizio Nidi si conferma molto utilizzato. Oltre 400 bambini all'anno hanno frequentato i nidi comunali. Il servizio delle mense scolastiche ha fornito più di 577.000 pasti nel 2016. La qualità del cibo è garantita anche dalle 8 commissioni mense attive, che includono i rappresentanti dei genitori. È certo infatti che il tema del cibo stia diventando sempre più importante e a scuola ci sono anche iniziative di educazione alimentare. Tra le iniziative più innovative ci sono stati i corsi di cucina per i genitori e le bag to go, ovvero le confezioni speciali da portare a casa con il pranzo avanzato a mensa. In tema di alimentazione, il pensiero non può non correre all'acqua. Dal 2016 a Como è stato introdotto il servizio di erogazione di acqua alla spina, ovvero sono state installate le casette dell'acqua. Per ora sono 3 e 2 sono in arrivo. I servizi demografici sono i più usati dai cittadini. Ad esempio, tra le pratiche più richieste, nell'ultimo quinquennio sono state 21.000 quelle di stato civile, 41.000 quelle di residenza e 60.000 le carte d'identità. Como è città messaggera di pace dal 1987 e tuttora molto attiva nel settore della pace e dei gemellaggi. Negli ultimi 10 anni, oltre 8.000 alunni sono stati coinvolti con il progetto Gemini, di educazione alla pace e gemellaggi, con un crescendo di interesse, tanto che nell'anno scolastico 2016-2017 partecipano quasi 1.400 studenti. Tante altre iniziative sono state rivolte ai ragazzi. E questi sono solo alcuni esempi delle manifestazioni e servizi attivati a supporto dei giovani. L'amministrazione si è impegnata anche contro la violenza di genere. La sicurezza è un tema molto sentito dai cittadini e a Como sono state messe in atto diverse iniziative. Sono aumentati i servizi di controllo del territorio, sia per la prevenzione dei crimini evidenti, sia per il contrasto di ciò che non sempre si vede o è percepito. A Como è attivo un progetto regionale contro le mafie promosso dal comune. I primi incontri sono stati molto partecipati e sta per essere attivato uno sportello virtuale di assistenza alle vittime. Anche noi cittadini possiamo partecipare al controllo del territorio. Ora a Como è attivo il controllo dei vicinato. Sono coinvolti già 7 gruppi e 100 famiglie. Anche sul versante della protezione civile ci sono stati recenti cambiamenti. Si è costituito il gruppo di volontari della Protezione Civile. Tutti possiamo diventare volontari e possiamo scaricare l'app per le allerte e per sapere cosa fare in caso di emergenza. Con così tanti servizi online, l'amministrazione ha attivato in città diversi punti di wifi. 7 hotspot per la connessione gratuita in città per turisti e cittadini, così possiamo essere sempre aggiornati.